Tutti, io quando il collega Silvio mi ha proposto di venire qua oggi ho fatto, non gli ho risposto subito sì perché non sapevo bene cosa dire, mi ha trovato, mi ha messo un po' in difficoltà perché pensando al turismo accessibile ho cercato di fare, poi io mi occupo dell'ufficio studi e sempre insomma, di dati ed è difficile imbattersi in argomenti come questi, allora ho cercato di fare lo sforzo, devo dire, non un grande sforzo per capire che forse avrei potuto dare un taglio molto vicino a quello che poi noi facciamo, no? Perché se noi pensiamo al mondo della ristorazione, che sono le imprese rappresentate da FIPE, all'interno di queste imprese si sommano tante problematiche diverse nel rapporto con chi vive in una condizione di disabilità. Naturalmente ci sono gli aspetti legati alla disabilità motoria, fisica, quindi c'è un problema di accessibilità, come di fare dei locali, le porte, la dimensione delle porte, i bagni, con tutte le problematiche che riguardano appunto i bagni, soprattutto quando si parla di esercizi che stanno in palazzi storici, dove ci sono dei limiti veramente di tipo architettonico per fare degli interventi. Ci sono poi anche problemi legati alla a disabilità di tipo sensoriale, voi pensate, no, a per uno non vedente, per esempio, deve scegliere in un ristorante che cosa pranzare, se deve far raccontare da qualcuno, quindi c'è anche questa lesione, no, dell'autonomia personale in qualche modo, quindi è un problema serio. E allora questi sono problemi che si hanno anche in altre attività turistiche, pensiamo agli alberghi quando si parla di difficoltà di tipo fisico, di disabilità fisiche, ma anche a quelle sensoriali. Da noi in più c'è un aspetto a cui spesso si pensa poco e l'ho visto anche guardando, scorrendo le pagine di questo rapporto sul primo libro bianco sul turismo accessibile, dove mi pare 360 progetti, l'ho guardato molto in fretta, soltanto l'8% hanno a che vedere con disabilità che non sono né fisiche né sensoriali. Allora, pensando al mondo della ristorazione, penso, mi è venuto subito in mente, e gli ho detto, dico, potremmo parlare delle intolleranze, delle malattie metaboliche legate appunto all'alimentazione, è un problema, è un'emergenza di natura planetaria, dimensione planetaria, è un problema che esiste dappertutto, sono le intolleranze, malattie metaboliche legate all'alimentazione sono in crescita in tutto il mondo, soltanto in Italia, qui le stime ce ne sono di tanti tipi, però almeno tutti parlano di non meno del 5% della popolazione affetta da disabilità di questo tipo, diciamo. Stiamo parlando quindi minimo di 3 milioni, ma qualcuno dice che sono anche 6 milioni di persone che al pari piccolo hanno problemi con l'alimentazione. Se a questo poi aggiungiamo, magari sembra che sto uscendo fuori tema, ed è vero forse in parte, che ci sono problemi che non sono riconducibili direttamente a disabilità, ma c'è il problema di chi deve fare attenzione all'alimentazione. Per esempio oggi almeno il 10% della popolazione italiana è obesa, no? Un terzo è sovrappeso, allora questo è un problema serio soprattutto per quelli che si muovono quando sono appunto fuori casa per motivi, non dico anche di turismo, legati al tempo libero, legati al business, al turismo d'affari e così via. Allora, un mondo, e qui vengo soltanto a raccontarvi brevemente alcune cose, ma molto, molto velocemente, per farvi vedere perché dico c'è un problema serio legato all'alimentazione per un paese come l'Italia, perché l'Italia rappresenta nell'immaginario collettivo il paese della buona tavola naturalmente, e questo è un motivo, è un attrattore turistico formidabile. Noi abbiamo a tavola la ristorazione ha due valenze, una valenza materiale, perché naturalmente un turista ha bisogno, no, di concentrarsi, e c'è una valenza simbolica, che è quella di quanto questo elemento sia determinante nella scelta della destinazione. Allora, solo per darvi qualche numero, perché con l'ufficio studi non potevo non dare numeri, se riesco a scorrere. Ah sì, grazie. Allora, intanto un terzo della spesa
il turista straniero, un po' meno per quanto riguarda un turista italiano, viene destinata alla ristorazione. Quindi stiamo parlando di cifre enormi. Se a questo aggiungiamo che per i turisti stranieri la ristorazione e l'enogastronomia in genere è il secondo punto di forza dell'offerta turistica nazionale, addirittura è il primo punto di forza per quelli che visitano abitualmente l'Italia, e vedete quali sono i gradi di soddisfazione che vengono dati ai diversi elementi della vacanza, addirittura i pasti in cucina sfiorano il 9 più 9 come voto, da 1 a 10 la scala, la media è 8 e 3, stanno anche al di sopra delle città e delle opere d'arte, pensiamo alle città storiche, pensiamo a città come a città d'arte come Milano, Roma, Firenze, Venezia, i centri di Roma e così via. Allora, questo qui ci porta a dire che l'enogastronomia, la ristorazione, deve svolgere un ruolo importante anche nel rapporto con le persone, con i turisti che vivono una condizione di disabilità, e lo può fare sia facendo quello che fanno tutti, ossia abbattendo le barriere architettoniche, le barriere anche di tipo sensoriale per persone che hanno altre problematiche, ma può farlo intervenendo direttamente sul core business del mondo della ristorazione, che è il cibo. Allora, quando si ha a che fare con persone che hanno problemi legati all'alimentazione, viene da sé che la ristorazione dovrebbe svolgere più un'azione di forte responsabilità sociale nei confronti di queste persone. Allora, mi sono divertito perché non sapevo che cosa dare, dopo quei pochi numeri ho fatto un giro sulla rete per vedere che cosa accadesse riguardo alla ristorazione, e questa è una delle autrici di una guida di Lonely Planet, che è una delle guide più famose, no, nel turismo, e lei è una persona affetta da celiachia. Voi tutti sapete che cos'è la celiachia, è un problema molto serio. La celiachia non si muove, però è una cosa che va trattata con molta attenzione, ci sono problemi di gestione molto più complessi che in altri casi. Allora, la cosa che mi ha colpito è che, leggendo così, dice: sperimentare nuovi sapori è sicuramente una delle gioie più grandi in un viaggio, ma là fuori c'è una marea di viaggiatori che deve informarsi esattamente su cosa ha nel piatto prima di assaggiarlo. Quelli che tra noi hanno allergie o intolleranze soffrono gli stessi disagi. Vabbè, poi c'è tutto il mondo dell'evoluzione, diciamo, del terzo tipo, quella dei vegani, vegetariani, ma qui è un altro mondo quello, anche lì c'è un problema di relazione con l'ambiente, e siccome ma non stiamo nel campo della disabilità, lì siamo nel campo, diciamo, è una scelta, no, del consumatore, quindi il problema è diverso, ma in un rapporto tra impresa e cliente è sempre una forma a cui prestare massima attenzione, con l'ulteriore però paura di rischiare di star male se mangiamo la cosa sbagliata. Da viaggiatrice ho usato molto spesso il linguaggio dei segni in ristoranti e supermercati, cioè questo è come vedono, no, i viaggiatori vedono il mondo della ristorazione, non solo in Italia ma in tutto il mondo, per non parlare dell'esame attento, eccetera, eccetera. Allora, qui a un certo punto dice: bisogna assicurare che la scheda delle tue problematiche alimentari non si fermi al cameriere, perché il problema non è soltanto il front office, capire che spesso potrebbe non avere, no, le competenze per gestire quel tipo di questione, ma è come è arrivare fino allo chef, perché di solito, e questo è importante, questo è un problema che Moretti conosce molto bene, noi spesso nella ristorazione abbiamo un atteggiamento strabico tra diciamo, la cucina, dove ci sono delle persone molto competenti, mediamente competenti, alcune però in modo eccellente, parliamo dello chef, che è una persona che conosce, no, gli aspetti legati all'alimentazione, le malattie metaboliche, le intolleranze, sa gestire i problemi, e i camerieri che invece non sanno bene di che cosa si parli. E infatti dice questa autrice della guida: mi è capitato non poche volte che il cameriere, talmente scocciato dalle mie richieste, arrivasse a dire che il ristorante non aveva nulla da offrirmi, ma non appena la tessera arrivava nelle mani dello chef, uscivo dal ristorante con la pancia piena. Allora, esiste un problema di comunicazione di primo impatto, e però spesso tutte le persone che hanno malattie metaboliche e intolleranze alimentari sono
temono che dall'altra parte c'è cioè non sia in grado di gestire i problemi, e quindi si subentra un sentimento di forte sfiducia e quindi di cautela. Io ho paura di avere di fronte persone che non sanno quali sono i problemi, sto con il freno a mano tirato in qualche modo, ho veramente problemi di relazione. Non c'è niente di più imbarazzante di un cameriere con la puzza sotto il naso, queste sono testuali parole, che ti dice che non può portarti null'altro che un'insalatina. Hai problemi, puoi mangiare solo un'insalata perché ha paura, non vuoi iniziare. Però, e qui l'ho tolto, ti dice, te lo dice dopo che magari ti ha fatto ordinare una bottiglia di vino estremamente costosa, e poi ti dice, no, però puoi mangiare solo un'insalatina, ma hai speso magari 30 euro di vino. Allora,